Un saluto a tutti ragazzi da me e Michelangelo, il mio gatto tigrato europeo, eccolo qui, e benvenuti per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z di Hachette. Voglio proprio farvi vedere il pacco che è arrivato, che è veramente grande. All'interno sicuramente ci saranno altri nuovi elementi per il centro ricerche fotoatomiche, dove non andremo certamente a mettere nulla ancora al Mazinga Z. Però anche questo è molto importante perché la scenografia è la ciliegina sulla torta di un già così meraviglioso Mazinga. Eccolo qui che adesso lui deve entrare dentro. È vero amore che tu devi entrare dentro il cartone? Eh sì, all'interno le quattro uscite. Ma adesso io devo vedere lui perché lui vuole entrare nel cartone. Eccolo lì, Michelangelo. Si nasconde, capito? Come se non lo vedessi. Ciao amore, aspetta però. Allora, ti metto di qua. Ecco, e io vado avanti. Allora, all'interno, come vi ho appena detto, i quattro numeri. Dal numero 80 al numero 84, 83, chiedo scusa, ancora 17 uscite. Anche questa collezione sarà terminata, ma io non ho assolutamente fretta perché tra 17 uscite io sarò ancora più vecchio, così come anche voi. Quindi non abbiate fretta, ragazzi. Numero 80. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti e tutte le persone che mi visualizzano. Saluto e abbraccio i miei abbonati che contribuiscono in maniera economica al sostentamento del canale, grazie a tutti, e agli altri, sempre che ne abbiano piacere, dico iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi può contattare privatamente. Grazie. Ecco qui la base espositiva, il centro ricerche fotoatomiche, la quarta parte. È veramente un'opera d'arte questa collezione, non finirò mai di dirlo ad ogni video perché è così, è quello che penso. È fatto veramente bene, c'è qualche intervento da fare come ho messo dei video in abbonamento diamante sul canale. Interventi al ginocchio, alle anche e alle caviglie, però e anche qualche altro punto, però è veramente una collezione splendida, una delle più belle in assoluto. Qui andiamo avanti con la seconda torre a traliccio. Eccola qui. Sono veramente impacchettate bene queste parti, meno male. All'interno due calamite, quindi dei magneti. Sono veramente potenti, sono quelli che probabilmente terranno attaccato ancora più in sicurezza il Mazinga alla base espositiva. Qui abbiamo, vediamo subito, tre serie di viti. Queste sono probabilmente tutte per la plastica, essendo in plastica. Sì, sono tutte per plastica. Questo qui, questo pezzo è la piattaforma laterale sinistra, tutto in ABS. Lo stampaggio è veramente impeccabile, mi piace molto. Qui abbiamo invece le quattro pareti verticali. Intanto lui è ancora lì. Eccolo. Quattro pareti verticali.
e le griglie verticali. Abbiamo anche all'interno di questo sacchetto dei pannelli orizzontali. Lo so, vi starete chiedendo, ma perché non prendi una forbice? Me lo stavo chiedendo anch'io, vado a prenderla. Eccole qui. E qui abbiamo quelli che trattengono poi il magnete alla parte in plastica. Questi due sono 1, 2, aspettate un attimo, ecco, vedete, questi due sono uguali perché hanno la, sono stati svasati qua all'interno per la vite, mentre invece questi no, quindi è impossibile confonderli. Adesso passiamo al numero 81. La collezione è Hachette, il solo robot sarà alto 75 cm, mentre il centro ricerche foto atomiche sul punto più alto qui dei lampeggianti dovrebbe essere circa 92 cm. Il disegnatore, ovviamente, per chi ama questa serie come altre, è Gonagai. Qui abbiamo la quinta parte del centro ricerche fotoatomiche. Il montaggio è spiegato benissimo. Ecco qui. Qui è inutile che ve lo apro adesso, sono le stesse cose che avete visto prima, i pannelli verticali, laterali e quelli frontali, a traliccio e quelli invece pieni. Qui abbiamo anche gli altri quattro pezzi perché si ripetono chiaramente finché non si termineranno le due torri. Una è quasi finita o addirittura finita, non me lo ricordo, forse mancavano ancora dei pezzi, sì, perché sono, mi sembra, 9 elementi per ogni torre. Qui abbiamo i LED, che sono quelli poi che andranno a far lampeggiare questi, queste luci rosse. Qui sono trasparenti, ma abbiamo quelle plastiche rosse qui. 3 serie di viti, tutte e tre per la plastica, e quest'altro pezzo che è, vediamo subito, la piattaforma posteriore destra. Ecco qui. Dovremmo avere anche, eccolo, dovremmo avere anche una targhetta adesiva che identifica poi il cavo con la lettera e il numero per andare poi a collocarlo nella scheda elettronica e non sbagliarsi. Adesso passo al numero 82. Numero 82. Dov'è lui? Eccolo lì. L'amore mio, eccolo lì.
rendetevi conto, qui stiamo pagando il robot, ma ci viene data in più la struttura del centro ricerche fotoatomiche, con tutti i personaggi, con tutte le armi. Invece nel grande Mazinga ci verrà data soltanto la mano, che si stringe a quella del Mazinga Z, che se uno lo volesse potrebbe metterli vicini, però se li metti vicini non puoi metterlo sulla base. Quindi ecco, non credo che si userà molto, che si possa usare poi in una rappresentazione. Sarebbe bello, espositivo, una rappresentazione espositiva con il grande Mazinga che stringe la mano al Mazinga Z, quei fotogrammi storici, no? Bellissimi, dei due. Però, ripeto, il Mazinga Z c'ha una struttura dietro bellissima, una scenografia bellissima, il grande Mazinga no. E da quello che si vede, ma vorrei sbagliarmi, anche la struttura interna cambia totalmente. Non è ben fatta come questa, però vedremo, dai. Sesta parte della base. Cosa c'è, amore? Cosa c'è? Cosa fai lì dentro? Che batti? Ecco qui, questo sarà poi il risultato finale di questo montaggio numero 82. All'interno gli stessi pannelli che abbiamo visto nei due numeri precedenti, che si ripeteranno finché le due torri non saranno ultimate. Eccoli qui. Due serie di viti. E poi questa che è la piattaforma anteriore. Ecco qui, qua ci sarà scritto poi con l'adesivo dorato e la Z rossa, scritto in nero, Mazinga Z, Mazinger Z. Ecco qui, bellissimo. Non vi preoccupate della fragilità apparente di questa struttura in plastica in ABS, perché poi ovviamente ci saranno tutti i rinforzi sotto. È impensabile che gli ingegneri abbiano creato un progetto con un Mazinga sopra che peserà 8-9 kg che possa sfondare la base d'appoggio. Quindi state tranquilli, perché non ci sarà assolutamente questo tipo di problema. Sicuramente in questi fori andranno messi proprio i paletti di sostegno. Adesso passiamo all'ultimo numero ricevuto in questo ultimo invio, l'83. Settima sessione del montaggio del centro ricerche fotoatomiche. Istruzioni che si ripetono nello stesso identico montaggio dei numeri precedenti, fatta eccezione ovviamente per questi nuovi elementi che vanno ad unirsi alla base. E questo poi sarà il risultato finale. Non terminiamo ancora la seconda torre, perché mancano ancora 4 elementi, ne abbiamo 5, dovrebbero essere 9. Sì.
questa è la piattaforma anteriore destra che andrà messa così, vediamo, anteriore destra va messa così. Vi ricordo che va vista da dietro, ogni modello va visto da dietro, perché se lo vedete così direte questa è la sinistra ma è la destra, perché bisogna vederlo da dietro, come le auto, la stessa cosa. Davanti voi vedete la guida europea con la il volante a destra, ma in realtà guardando la macchina da dietro il volante è a sinistra, quindi va sempre visto a sinistra. Ecco perché in questo caso noi guardiamo dietro il centro di ricerche fotoatomiche e avremo sulla destra questo pezzo, quindi è corretto come è scritto. Due serie di viti e poi si ripetono gli stessi, ovviamente gli stessi pezzi, finché non finiremo le torri. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto e un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri più cari da me e Michelangelo, dov'è? Eccolo lì, è tutto, ciao amore, guardatelo. E non mi fa male per nessuna ragione. Va bene. Sembra, vi ricordate quando c'era la manina che usciva fuori e prendeva le monetine? Sembra quello, sembra. Amore mio, quanto sei bello. Va bene ragazzi, grazie a tutti, se avete piacere di darmi un'ulteriore mano, no, non vi sto chiedendo soldi, quelli ci sono gli abbonamenti, se volete potete farlo, grazie, già ve lo dico prima anticipatamente, ma vi stavo dicendo che se avete piacere potete condividere e questo sicuramente mi dà un'ulteriore mano d'aiuto i miei video nei gruppi dedicati. Ciao a tutti ragazzi e grazie sempre del vostro preziosissimo tempo. Adesso vado a iniziare il montaggio di ogni singola uscita. Ciao a tutti!